Ciao ragazze, ciao di nuovo. È lo stesso giorno del video della haul di H&M, solo che sono vestita diversamente. Ho legato i capelli. Versione più casalinga. Abbiate pietà. Perché questo video? Perché è arrivato un pacchetto, quindi un altro video haul. È arrivato un pacchetto di Clarissa Nails, cioè da Clarissa Nails. Per essere chiari, io collaboro con Clarissa Nails, sarà ormai più di un anno. Questo è il terzo pacchetto che ricevo di prodotti in omaggio, non ho pagato, mi sono stati inviati e faccio volentieri le recensioni perché ho avuto modo di capire che mi piacciono gli smalti, mi piace Clarissa Nails come marchio e sapete, è un marchio che tratta gli smalti China Glaze e tante altre cose per le unghie, diciamo, unghie e mani. E niente, io lo apro. C'era questa bustina. Ta-da! Poi c'erano tutti quelli cosettini di polistirolo per attutire i colpi. E c'era questa shopping bag. Shopping bag grande e pattuosa, molto molto carina. Così guardate quanto è grande. China Glaze Live in Color. Carina, no? Credo proprio che la porterò con me quando andrò a fare i regali di Natale. Può essere utile se bisogna trasportare roba grande. Allora, vediamo il contenuto della bustina, quindi anche questo è un video haul. Allora, la bustina contiene due smalti. Questa è la bustina natalizia. Una giaretta con, come si chiamano? I cristallini da applicare sulle unghie. E una bustina di Creative Nail Tattoo. Allora, come vedete, ci sono degli stampini, dei tatuaggi e questo cosino di plastica bianca e rosa è un aggeggio per appunto trasferire questi tatuaggi sulle unghie. Infatti, dietro ci sono le istruzioni per l'uso. E c'è scritto scegliere il tatuaggio da applicare, poggiare la punta gommata dell'applicatore sul disegno, premere fermamente, sollevare delicatamente la decorazione che rimarrà attaccata all'applicatore, posizionare sopra l'unghia il tatuaggio e premere per farlo aderire. Applicare poi il top coat o una base trasparente per fissare il tatuaggio. E ci sono dei fiocchetti con un cuore al centro, dei girasoli, dei fiorellini. Oddio. Sì, sembrano dei tulipani, insomma, abbastanza carini. Per questo tipo di applicazioni io sono un po' negata, vedremo come andrà, se saranno facili. Poi ovviamente vi farò il video review, questo è semplicemente un video haul. Poi ci sono questi glitterini qui, quelli che vedete con la base scura, in pratica è l'altra faccia, cioè sono i brillantini capovolti. In realtà sono, forse qualcuno si vede, sono dei brillantini color arancio, che non è proprio il mio colore preferito, però è un arancio piuttosto ramato, quindi abbinato al giusto smalto può fare il suo effetto, anche se io non ho mai utilizzato glitter per unghie applicati sulle unghie. E veniamo al fatto più importante, che sono questi due smalti veramente bellissimi. Oddio, il rosso avrei preferito non riceverlo, ma non potevo saperlo perché non decido io gli smalti da ricevere nella collaborazione con Clarissa Nails. E uno è il Fat Santa, ed è questo qui, perché già possiedo un rosso scuro. Anche se questo forse sulle unghie potrebbe risultare ancora diverso, forse ancora più scuro di quello che possiedo. E ve l'ho detto, si chiama il Fat Santa. PHT Santa. Fat Santa. E vabbè, qui sto con la webcam del Mac, quindi non si vede.
l'altro è questo bellissimo bianco glitterato, anche questo secondo me è adattissimo per le feste, che si chiama semplicemente Frosty, congelato. Molto donna delle nevi. E sono contentissima perché non possiedo smalti del genere, né bianchi opachi né bianchi glitterati. Quindi sono molto molto contenta. Poi piano piano, ovviamente, nelle settimane a venire li proverò e vi farò sapere. Se non conoscete gli smalti China Glaze, magari volete sapere qualcosa in più sul marchio e su questi smalti, vi linko sotto i video o le review e i post di blog che riguardano appunto la collaborazione con China Glaze sotto nell'info box. E vi lascio anche il sito e niente, il video è finito. Alla prossima. Ciao!